Napoli 1 3, il Napoli torna a vincere, mandiamo il Chievo in Serie B, bene, bene così, non ho visto la Champions, se è matematico o no, non penso, comunque siamo sempre più vicini alla matematica e niente come preparazione all'Arsenal, ma la formazione non me l'aspettavo di mettere dentro molti giocatori che, che sono stanchi messi in una partita inutile, non, non ho capito questa scelta di mettere tutti e tre gli attaccanti insieme, non ho capito la scelta di tenere Fabian Ruiz in campo e poi di far entrare anche Allan, non ho capito la scelta di far giocare Koulibaly, nonostante abbia fatto una doppietta, uh, non, non, non capisco, non capisco la scelta di non far giocare qualcuno della primavera, per partite inutili, per una partita inutile sinceramente vincevano anche quelli della primavera contro questo Chievo, un Chievo che è retrocesso matematicamente oggi ma è retrocesso praticamente dalla prima giornata. Non, non lo so, non capisco, abbiamo sì quattro giorni per riposarci ma forse non si è capito che bisogna fare un'impresa e che servono le forze di tutti al meglio. Non capisco se c'è stato qualche esperimento, non, non riesco a capire veramente se c'è stato qualche esperimento. Perché non oltre alla difesa a 3, perché sai comunque non si è mai alzato quindi abbiamo impostato la difesa a 3. Ma non è un esperimento fatto oggi perché in Champions abbiamo giocato sempre così tranne nella prima partita con lo Stella Rossa. Quindi, diciamo, non è un esperimento che per la prima volta ci siamo ingegnati a fare questo. Con l'Inter l'idea iniziale era questa. Poi si è infortunato Ramsic, non ho capito perché. Ha stravolto tutto quanto quando bastava far entrare Diavarà in quella partita e mantenere lo schema iniziale, però vabbè. Um, non, non capisco se giocheranno tutte e tre con l'Arsenal, spero di no, perché in tre non ho capito... cioè... Non, non ho visto... io nell'altro video ho criticato Ancelotti dicendo che questo Napoli non aveva idee. Confermo, il Napoli non ha idee. Non, non, non c'erano degli schemi, ognuno provava a fare con la qualità. Uh, non abbiamo i giocatori per, per lasciarli, non abbiamo Isco e Ames Rodriguez per dire. Uh, e gli diamo la palla e dici, vabbè, fate quello che volete. Uh, Scambiatevela, inseritevi, che sono giocatori molto forti tecnicamente e possono farlo. Insigne e Mertens e Milik, per quanto siano forti, non possono farlo, questo, hanno bisogno comunque di, di, uno, di, di schemi, di idee, no, non li hanno, li giocano... Io sarò pazzo, io diciamo, devo dire la verità, non l'ho seguita questa partita con, con molta attenzione perché mi, mi sono cadute le braccia e neanche col Chievo riusciamo a fare un gioco bello. Io ho iniziato a seguire tardissimo il calcio. Ho iniziato con Sarri, cioè ho iniziato veramente con, avevo iniziato con Mazzarri, poi Benitez non l'ho visto. Ho visto tipo le ultime due o tre partite di Benitez. Però, diciamo, seriamente ho iniziato con Sarri. Quindi sono stato abituato bene. Ma io non riesco a vedere, cioè mi scoccio proprio di vedere un, un Napoli che gioca così. Cioè, siamo riusciti pure a prendere gol, vabbè, poco... In... Non è, non è assolutamente, assolutamente inciso su nulla, però prendere gol con questo Chievo, che è il peggior attacco, eh, almeno abbiamo fatto molti gol, cioè molti, abbiamo fatto comunque tre gol che in trasferta non sono pochi, contro la peggior difesa del campionato. Non lo so, non, non ho capito poi quando è uscito, cioè, sta adattando un centrocampo con... Con Fabian regista e Zielinski esterno, che poi si accentra e fa il trequartista, ehm, quando entra Allan, poi quindi può rimettere quella linea, fa giocare Fabian Ruiz esterno e Zielinski eh, mediano, per poi togliere Fabian Ruiz. Non, non lo so, vi, cioè, vedo confusione, non, non vedo neanche da parte sua, da parte di Ancelotti, non vedo un. Una linea di pensiero fissa, non l'ho mai vista quest'anno e lo vedo un divago, non, non ha un'idea un precisa. Secondo me lui, questa squadra, non la vuole. L'anno prossimo io mi aspetto infatti un grandissimo mercato. Io mi aspetto che ci siano almeno 10 giocatori che arrivano e 10 che se ne vanno. Poi ne parleremo, quelli che prenderei io e quelli che manderei via io, ma... E quelli che secondo me, perché poi mi attengo anche alle voci e a quello che dice Ancelotti, non, non vado a caso. Ma non lo so. E con l'Arsenal adesso abbiamo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina, tre giorni e mezzo per recuperare le forze con giocatori che non... Non sono al meglio, video più breve del solito perché non so che dire, colpa mia che comunque non l'ho seguita bene, quindi non posso parlare, non posso andare nei particolari, ma anche la partita non mi offre molti spunti, posso parlare in generale, ma veramente non lo so, sono preoccupato per questa sfida l'Arsenal, perché veramente se non passiamo, perché poi diciamocelo, passare in semifinale con il Valencia o se dovesse fare il miracolo il Villareal è un po'... Diciamo, diciamo che poi in finale hai, più, hai molte possibilità di arrivare in finale, e con questo Chelsea, che ha perso 2 o 3 a 0 con il Liverpool, diciamo che se superi questo scoglio diventa molto molto più semplice, ma non sono io che scopro l'acqua calda, però veramente se non si supera questo scoglio è una stagione non fallimentare, poi sempre ne parleremo. Ma è una stagione veramente insipida. Vediamo bene. Una previsione per la formazione con l'Arsenal Meret, eh, Maximovic, Kirikes, Kulibalì, eh, Gulam. Eh, Mario Rui, no, purtroppo Mario Rui, eh, Fabian, Allan, Caglione e Zelinski questi abbiamo al centrocampo io penso che in attacco giochino Insigne e Milik non sono sicuro che il ballottaggio poi sarà tra Milik e Mertens perché l'ho detto Insigne, <ride> Insigne non riesce a farne a meno per quanto sia il più sacrificabile tra i tre e Milik non può non giocare anche oggi ha... non ha toccato palla è vero, oggi ha giocato... non ha giocato bene non è stato quasi mai neanche servito eh. però appena ha preso palla questo da fuori Sinistro e ha fatto un gran gol e ti dimostra che lui è un centravanti, lui è un bomber e, e lui è imprescindibile per questa squadra. Quindi andiamo con Milik contro l'Arsenal, con delle idee, con un sistema di gioco fatto, con, come, con una mentalità concentrata, concentrati sulla partita. Come in Champions. Io mi aspetto la fusione tra le due partite col Paris Saint Germain e con il Liverpool. Non dobbiamo prendere gol, dobbiamo avere la stessa integrità difensiva, la stessa intensità del centrocampo, della squadra, della cattiveria che abbiamo avuto in casa con il Liverpool e la stessa forza offensiva che abbiamo avuto col Paris Saint con le, nella doppia sfida del Paris Saint Germain. A questo dobbiamo unire solo una cosa. La concretezza, perché in queste tre partite, in tutta la stagione, il Napoli spreca molto. Siamo la squadra che tira di più e penso che siamo anche la squadra che sbaglia di più. Quindi idee, forza, mentalità, coraggio e crediamoci, perché l'Arsenal non è imbattibile se ci andiamo con le idee. Se ci andiamo così è meglio non andare.